Di questa di grande fatica monastica, che anche la fatica di
tradimento di un discepolo e al rinnegamento di un altro. Da solo affronta il sinedrio, il giudizio di Pilato, gli scherzi dei soldati. Da solo prende su di sé il peso della croce. Solo si abbandonerà totalmente nelle braccia del Padre. Ma la solitudine di Gesù non è sterile, al contrario, poiché scorre da un'intima unione con il Padre e lo Spirito, a sua volta crea comunione tra loro e entra in una relazione edificante con essa. Così Gesù, nella sua passione, incontra il sostegno fraterno del Cireneo, conosce la consolazione delle donne discepole salite a Gerusalemme con lui. Dischiude le porte del suo regno al centurione e al buon ladrone, che sanno guardare al di là dell'apparenza. Vede costituirsi ai piedi della croce il priore della comunità, formato da sua madre e dal discepolo amato. Infine, proprio il momento apparentemente di maggior solitudine, la deposizione al sepolcro, quando il suo corpo è inghiottito dalla terra, diviene passaggio verso una rinnovata comunione con Dio. Disceso agli inferi, Gesù incontra l'umanità intera, in Adamo ed Eva. Annuncia la salvezza agli spiriti che attendevano in prigione e ristabilisce la comunione paradisiaca. Per ogni discepolo di Gesù Cristo, partecipare alla Via Crucis significa allora entrare nel mistero di solitudine e di comunione vissuto dal Maestro e Signore, accettare la volontà del Padre su di sé, fino a scorgere, al di là della sofferenza e della morte, la vita senza fine che scaturisce dal tuo stato afflitto e dal sepolcro.
contenuto nel nostro cuore i sentimenti che furono i suoi, affinché noi possiamo conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conformi alla morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. In questa celebrazione il nostro pensiero va a tutti i discepoli di Cristo, che nel mondo commemorano in questo giorno la sua morte e la sua deposizione nella tomba. Preghiamo. Gesù, vittima innocente del peccato, accoglici con i compagni del tuo cammino pasquale, che dalla morte conduce la vita, insiedici a vivere il tempo che trascorre pieno sulla terra, radicati nella fede in te, chi ci hai amato e consegnando te stesso per te. Tutti i diritti e secoli e secoli. Amen. Prima stazione. Gesù è il morto degli uomini.
Gesù
li aveva chiamati suoi amici. Attorno a lui ora sono un'assemblea ostile, concorde nel volere della morte. Già altre volte l'ombra della morte si era allungata su Gesù, quando alludeva alla forte origine divina. Già altre volte chi lo ascoltava aveva tentato di avviarlo, non per un'opera buona, affermava, ma per la bestemmia, perché tu, che sei uomo, fai Dio. Ora che sono sacerdote, intima di dichiarare di fronte a tutti se è o no figlio di Dio. Gesù non si sottrae, lo attesta con la stessa gravità, firma così la propria condanna a morte. Orazione per tutti. Padre nostro,
come sorvegliatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in nessuna colpa di quelle di cui l'ho accusato, e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che merita a morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilasciò. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: a morte costui, dacci libero Barabba. Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato allora di nuovo, volendo rilasciare Gesù, ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ha trovato nulla in lui che merita la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio, e che essi chiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Meditazione. Un uomo senza colpa alcuna sta di fronte a Pilato. La legge e il diritto cedono all'arbitrio il potere totalitario che cerca il consenso delle folle. In un mondo ingiusto, il giusto non può che essere rigettato e condannato. Viva l'omicida, muoia colui che dà la vita. Si liberi Barabba, il brigante chiamato figlio del padre. Si crocifigga colui che ha rivelato il padre ed il vero figlio del padre. Altri, non Gesù, sono i sopilatori del popolo. Altri, non Gesù, hanno compiuto ciò che vale agli uomini di Dio. Ma il potere tende per la propria autorità. Rinuncia alla prevalenza che viene dal fare ciò che è giusto e arca. Pilato, l'autorità, che ha potere di vita e di morte. Pilato, che non aveva esitato a soffocare nel sangue focolai del corpo. Pilato, che governava con un pugno di ferro quell'oscura provincia dell'impero, quando più ampi poteri abita il regno innocente e con esso la propria autorità. È una folla bruciante. Colui che nel silenzio si era abbandonato alla volontà del padre, viene così abbandonato alla volontà di chi grida più forte. Orazione. Padre nostro, quindi gli venivano da
parola fluisce la grazia, viene ora crudelmente lacerato dalla frusta, il volto trasfigurato, sfigurato, e sfigurato nel territorio. Volti di chi, insultato, non risponde di chi, percorso perdono di chi, reso schiavo, senza nome, libero a quanti giacciono sulla terra schiavitù. Gesù avanza, risolutamente sulla via del dolore, compiendo nella carne viva, fatta viva luce, la profezia di Isaia. Ho presentato il tuo sottocelato, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho soldato la faccia degli insulti e gli sputi. Profezia che si apre a un futuro trasfigurazione. Orazione di Padre nostro. Thank you.
Il legno verde della vita e
dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero al luogo detto Cana, l'acqua ci fissero lui e i due nuotatori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Uno dei nuotatori appese la croce, lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: Neanche tu hai il timore di Dio e sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Meditazione. Il luogo del cranio, sepolcro di Adamo, il primo uomo, patibolo di Gesù, l'uomo nuovo. Il legno della croce, strumento di morte ostentata, scrigno di perdono e argento. Accanto a Gesù, passato tra la gente facendo il bene, due uomini condannati per aver fatto il male. Altri due avevano chiesto di stare, l'uno a destra e l'altro a sinistra di Gesù. Si erano anche dichiarati disposti a subire lo stesso battesimo, a bere lo stesso calice. Ma in quest'ora non sono qui. Altri li hanno preceduti sul luogo del cranio. Di essi uno invoca un messia che salvi se stessi e loro due, lì e subito. L'altro si appella a Gesù perché si ricordi di quando entrerà nel suo regno. Chi condivide gli schermi della folla non riceve risposta. Chi riconosce l'innocenza di un condannato a morte ottiene una immediata promessa di vita. Orazione. Gesù, amico dei peccatori e dei pubblicani, tu sei venuto per salvare non i giusti, ma i peccatori. E hai voluto darci la prova del tuo amore troppo grande e dell'abbondanza della tua misericordia, accettando di morire per noi mentre eravamo ancora peccatori. Volge a noi il tuo sguardo di bontà. E dopo che avremo gustato l'amarezza dell'umiliazione, accoglici nelle tue braccia, forti della misericordia materna, e trasforma il tuo perdono, il fango del peccato, in veste di gloria. Gesù, proclamato innocente da un malfattore, compagno di pena, per te e per il tuo compagno è giunta l'ora di entrare nella vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
L'umanità che si era allontanata nella vertigine dell'autosufficienza
viene nuovamente accolta dal Padre. Orazione. Gesù, fratello nostro, con la tua morte hai riaperto per noi la via sbarrata dalla colpa di Adamo. Ci hai preceduto sul cammino che conduce dalla morte alla vita. Hai preso su di te la paura e i tormenti della morte, mutandone radicalmente il senso. Hai capovolto la disperazione che essi provocano, facendo della morte un incontro d'amore. Conforta coloro che oggi stanno per intraprendere lo stesso cammino. Rassicura quelli che cercano di distrarsi dal pensiero della morte. E quando anche per noi sarà giunta l'ora drammatica e benedetta, accoglici nella tua gioia eterna, non a motivo dei nostri meriti, ma in virtù delle meraviglie che la tua grazia opera in noi. Gesù, esalando l'ultimo respiro, consegni la vita nelle mani del Padre ed effondi sulla sposa il dono vivificante dello Spirito. Padre nostro,
Signore ricco di misericordia, ti sei fatto uomo per divenire nostro fratello e con la tua morte vincere la morte. Sei disceso nel niente per migliorare l'umanità, per farci vivere con te, risorti, chiamati a servire nei cieli accanto a te. Buon pastore che ci guida da tue tranquille, prendici per mano quando attraverseremo le ombre della morte, affinché restiamo con te per contemplare in eterno la tua gloria. Gesù, avvolto in un lenzuolo e deposto nella tomba, attendi che otturata la pietra, il silenzio della morte sia rotto dal giubilo della gloria che rende. Insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Si conclude qui questa liturgia tra le cose.